Buongiorno a tutti, ben arrivati in un nuovo vlog. Sarà il vlog del venerdì, credo. Farò un vlog anche venerdì, non lo so, perché ho un po' di cosine da dirvi, da mostrarvi. O buon mercoledì, non lo so quale dei due vlog metterò prima. Perché appunto ho fatto dei cambiamenti in studio e nell'altro vi mostrerò la degusta box, quindi non mi andava di buttare dentro troppa roba che poi diventa troppo confusionario. Allora, sono le 9:30 del mattino, oggi è martedì, oggi riprendo ufficialmente a lavoro. E quindi vedremo un po'. Cosa vi volevo dire? Ah sì, niente, sto facendo colazione e siccome alcuni di voi riguardo a questa cosa che io ho appena finito di fare, perché accendo la luce? Perché, ok, mi avevano detto che loro nel forno delle onghi le si bruciava, volevo farvi vedere una cosina. Allora, io stamattina ho fatto il mio cornetto delle tre Marie, quello surgelato che voi mettete nel forno e cuocete. Alcuni di voi mi hanno detto che nel forno questo qua De'Longhi lo sforna tutto, si bruciano. Allora, il trucco è uno. Ora io ho già spento. Io metto sempre a 160 gradi, quindi mai a 180, per circa 20 minuti. Ovvio che io poi piano piano la monitoro, insomma, la brioche. Però come potete vedere è venuta cotta al punto giusto. Ora è ancora calda calda, quindi aspetto un attimo prima di mangiarla, però non si è bruciata. Quindi volevo insomma darvi questo piccolo trucchetto: mettetela sulla griglia più bassa, che la mia è un po' zozza e da pulire. Vabbè. Trovo a metà tra l'ingresso e lo studio. Adesso vi faccio vedere un pezzo che mi sono re cioè mi Ce posso fare. Adesso vi farò vedere un pezzo di me che parlo e vi spiego cose perché evito di rispiegarvelo di nuovo, che non è completamente a fuoco, cioè sì, è a fuoco, però non è così nitido, ma parlo semplicemente, quindi non faccio vedere grandi cose perché voglio mostrarvi appunto un piccolo cambiamento e insomma lì vi spiego un po' di cose che non vorrei rispiegarvi qua, quindi vi metto quel pezzo lì e poi ritorniamo. Buongiorno, siamo lunedì, cioè buongiorno un cavolo, sono le 3 qualche cosa. Io mi sono cambiata adesso per uscire. Niente di che, cioè veramente ho questi look. Devo un attimo abituarmi al fatto che fuori fa caldo, però ancora sapete quando non vi sentite ancora pronti per i sandali? Ecco, a parte che c'è anche vento, quindi metterò le All Star. Vabbè, ma tanto devo andare a fare una commissione veloce, vado e torno. Allora, dietro di me vedete il vuoto perché allora, aria aperta IKEA, no, ancora da IKEA non ci sono andata e facciamo che mi poggio da qualche parte così vi racconto. Ok, vi stavo dicendo con questo sfondo triste bianco che è riaperto IKEA. Io non sono andata, ma principalmente perché il mobile che ho scelto per la TV, deve ancora arrivare, cioè me lo dava esaurito sul sito. E ieri nel stare a insomma un po' a guardare le dimensioni mi sono accorta essere tanto basso rispetto a come io me lo immaginavo. Ho fatto una piccola prova vedendo più o meno il televisore appoggiato sul tavolino come potesse stare e insomma non sono rimasta particolarmente entusiasta, quindi sono entrata un attimo in crisi, diciamo così, perché ho paura che veramente rimanga troppo basso e quindi mi serviva una misura intermedia e ho visto un mobile carino, molto particolare di Maison du Monde, che viene più o meno la stessa cifra di quello che avevo visto da IKEA, che però è più alto, le tinte sono quelle che io avevo in mente, e soltanto che appunto io non ho mai comprato mobili da Maison du Monde, quindi volevo andarlo a vedere in negozio. Soltanto che credo che Maison du Monde apre domani, credo domani già anche volendo non potrei andarci, quindi un attimo, devo un attimo cercare di ragionare, però dato che c'ero e ho voluto approfittare dell'ultima domenica che ero a casa per portarmi avanti e fare un po' due piccoli cambiamenti, quindi infatti vedete che dietro di me qua non c'è più nulla. È rimasto praticamente il vuoto perché ho tolto il mobiletto che c'era qua, ora ve lo faccio vedere dove l'ho messo. Qua ci andrà la scrivania,
mentre invece al posto della scrivania andrà il mobiletto per la televisione. E spostandoci all'ingresso, dove io ovviamente ho già acceso la luce, ho messo il mobile qua all'ingresso. Lì c'è la libreria che, come già vi avevo detto, iniziava a traballare tutta e si era rovinata, quindi volevo appunto toglierla. Quella lì ce l'avevo addirittura quando stavo con i miei, mi sembra, non mi ricordo, comunque vabbè. E ho messo questo qui. Allora, magari vi scrivo anche il nome di modello di questo scaffale qua di IKEA. Sopra è pressoché uguale a prima, ho soltanto aggiunto questo. Allora, se avete visto i vlog scorsi, già sapete di cosa sto parlando. Il vaso piccolino è di Teddy, l'avevo preso quando ero andata l'ultima volta ad Alessandria dalla Fede. E qua ho messo l'eucalipto, quello del mazzo dei girasoli. Insomma, l'ho fatto essiccare, semplicemente non ci ho più dato acqua e l'ho messo qua. Mi piace molto l'effetto. Una ragazza mi ha detto se ha cambiato colore, sì, leggermente sì, se è schiarito, vedete? Però mi piace tanto l'effetto, proprio beh, mi ricorda anche una giornata particolare, quindi per me è anche, insomma, un piccolo ricordo. Al di sotto ho messo nuovamente la mia lanterna. Qui ho messo questa composizione qua con la mia iniziale, questo vaso d'IKEA che avevo con questa pianta finta e questo cosino qui, fatto un po' in stile scandinavo, l'avevo preso da Maison du Monde anni fa, pagato tipo 50 centesimi in super saldo. Qui ho messo, ma è provvisoria, pensavo poi di prendere altre scatole tipo queste qua. Ho messo una cesta con tutte le candele che ho, queste sono tutte le candele VMA che devo provare, tra l'altro domani devo recuperarne anche altre giù in negozio, due candele di Yankee Candle grosse che mi sono rimaste, insomma le due scatole. Diciamo che pressoché è rimasta invariata, insomma ho fatto un po' un mix di quello che era in studio e ho sistemato qua l'ingresso. Le stampe e le cornici, queste qua sono tutte di disegno e insomma mi piace tanto. Ormai la sto cercando di dare continuità al bianco, al legno e al tocco green, specialmente per quanto riguarda il corridoio, e presto arriverà appunto anche in studio. Rieccoci, siamo di nuovo a oggi, pezzo che avete visto, l'avevo registrato ovviamente ieri. Allora, no, ieri, l'altro ieri, pardon, perché l'ho registrato domenica. Io mi sono addormentata sul divano stanotte, e questa ne è la prova, quindi lo sistemo con voi e poi vi faccio vedere i cambiamenti. Come si può ben notare, io sì, stanotte mi sono addormentata qua, ma c'è un motivo. Prima cosa riordino perché è un macello. Avete potuto vedere, mi sono addormentata sul divano e se avete notato un piccolo dettaglio, avrete visto che sul mio tavolino, quello dove c'è qua, la pianta, c'è il telecomando. Allora, vi avevo appunto accennato del fatto che io volessi fare un po' di cambiamenti, voglio trasformare lo studio in studio barra sala, perché non lo so, si cresce, si cambia e avvertivo la necessità di avere uno spazio che per me fosse completamente fonte di relax e che la camera da letto fosse ciao, io vado a dormire, quindi da non rimanere a letto con la TV accesa o non buttarmi a letto dicendo ok, sto qua, cazzeggio col telefono e mi tengo accesa la TV. Cioè, volevo proprio che il letto fosse ciao, vado a dormire, ok? Diciamo
sono sempre stata abituata ad avere la televisione in camera, ma da sempre, da quando ero ragazzina, quindi non sono mai stata tanto tipa dal divano, però durante questi mesi qua di reclusione mi è proprio mancata. Avere la TV in sala, cioè magari ad esempio quando guardavo il Paradiso delle Signore, quanto mi mancano, vabbè, scusate, avevo sempre la cosa di dire, oh, mi devo mettere, perché nel televisorino piccolino della cucina, però seduta sulla sedia non è proprio il massimo, mi devo sedere sul letto per vedere la TV, se no in streaming dal computer, ma era più piccolo, tante cose insomma dallo schermo. E quindi insomma ho un po' maturato nel corso dei mesi, ma questo ancora prima di questo periodo, però in questo periodo l'ho accusata maggiormente. Così insomma avevo già visto un modello di un mobile che mi piace tanto, che tra l'altro dovrei ordinare perché ho visto che a IKEA Genova non c'è il modello che ho visto io di mobile per la TV. E siccome sto facendo un po' di prove, devo anche cambiare la televisione perché la mia è veramente vecchia e ne volevo anche una un pochettino più grande, appunto, da adattare alla sala. Quindi la cosa che vi farò vedere adesso è tipo terribile, ma chiaramente è una cosa molto provvisoria perché devo fare un po' di cose. Però c'è una cosa che ho fatto che mi piace tanto e ieri ho avuto anche un piccolo momento di commozione. Non ve lo so dire perché, mi sembra che si stia un po' completando casa, mi direte dopo 4 anni. Vabbè, meglio tardi che mai. E ho fatto questo cambiamento qua. Ieri l'avete visto vuoto, vi dico solo questo. Siete pronte? Da-da! La scrivania è finita lì. Allora, è il suo posto, secondo me, forse leggermente da spostare di qualche centimetro verso questa parete qua, questa qua dove c'è la cassettiera, però ho la prolunga per accendere appunto il computer a pelo, quindi non potevo pensare di spostare più là il tutto. Non ho avuto necessità di attaccare altri cavi, quindi tutti i passaggi che io pensavo di dover fare per collegare, eccetera, no, perché avendo la fibra ho appunto tutto senza, cioè non necessito di dover attaccare altri cavi al computer. Allora, la sedia presto verrà cambiata, deve arrivarmi un ordine da un'azienda, insomma, che mi manda un po' di cosine, quindi arriveranno proprio un po' di cose per la sala. Uno, due, tre cose dovrebbero arrivare, quindi poi vi farò vedere tutti i cambiamenti al completo. Quindi, scrivania è tornata qua, meno male che non ho spostato quell'antina perché quello così è il suo verso. Non ho aggiunto niente di nuovo, ho messo semplicemente qui in via provvisoria. Questo bacchetto qua con questi bastoncini finti, cioè, scusatemi, questo vaso qua con questi bastoncini finti, lì ho lasciato le due stampe, nulla, la scrivania è rimasta pressoché uguale. Lì c'è la candela di Avemake che ho acceso ieri, tra l'altro sta qua, questa è Madagascar, mi piace tantissimo, questa qua è di quelle fatte grosse con i tre stoppini, è fantastica. E al momento la parete penso di lasciarla vuota. Voglio valutare in corso d'opera perché da un lato avevo visto una cosa che mi piaceva tantissimo da una ragazza che seguo non da molto e mi piaceva tanto la sua soluzione, però da un altro lato non vorrei forare nuovamente il muro. Quindi boh, non lo so, sono un po' combattuta, però per adesso mi piace così, molto pulito, molto semplice. Vi dicevo appunto che poi probabilmente cambierò anche il pianale della scrivania, lo farò dello stesso colore del piano, insomma, del mobile della TV, ma insomma poi ne parleremo. E niente, a me la visione di insieme piace molto, ecco, nel senso che è veramente molto 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 bella, non lo so, cioè mi dà l'idea che quello fosse il posto per la scrivania. Ah, la vera chicca di tutto questo, una cosa meravigliosa. La
la TV messa in via provvisoria lì sopra. Allora, c'è un motivo. L'ho messa lì sopra perché non avrei saputo dove appoggiarla, ma anche per cercare di capire quanto effettivamente fosse basso il mobile che andrò a prendere, perché è della stessa altezza di questo mobile qua. Questo qua è un mobile che mi avevano mandato da Mobili Fever e chiaramente gli fili non rimarranno scoperti perché prenderò un Besta di Ikea che è lungo 180, quindi è perfetto. Però l'altezza è quella, la TV chiaramente è molto piccola, quindi io pensavo di prendere, sotto consiglio di mio fratello, mi ha detto almeno un 49 pollici, quindi voglio andarmi a vedere anche la TV nuova. Al momento poi lì non credo di andare a mettere il pezzo sopra, vorrei concentrarmi sulla base e sulla televisione, poi successivamente valuterò, magari metterò semplicemente dei quadri, non andrò a mettere altri pensili, non lo so, vedrò, in modo tale appunto da lasciarmi quelle tre mensoline lì che adesso sono messe a caso con cose a caso lì, adesso ci ho appoggiato sopra il modem e il telefono appunto in via provvisoria. Però sono molto contenta di avere la TV finalmente in questa stanza, quindi è un po' un work in progress questo pezzo qua, però sicuramente, ecco, anche l'altra cosa che probabilmente dovrò fare prima o dopo è cambiare il tappeto, perché la profondità comunque sarà, mi pare, un 42 cm, quindi urge un tappeto più grande. Però insomma sono molto molto soddisfatta, datemi anche voi poi un parere se vi piace la scrivania lì. Ecco, vedete, poi sicuramente dovrò prendere una prolunga che sia leggermente più lunga in modo tale che rimanga tutto nascosto e la farò aderire al, oddio, si chiama battiscopa, direi di sì, del muro della parete. Quindi questo è quanto. Io adesso devo andare perché sono quasi le 10, alle 10 e mezza devo essere giù, che insomma c'è una piccola riunione di rinizio e poi inizierò ufficialmente alle 2 e mezza e vedremo cosa ne sarà. Ci aggiorniamo più tardi.